Ma io penso che sia sempre giusto parlare di libertà di parola e di libertà di stampa ovunque e sempre, perché penso che in questo paese siamo ancora liberi di dire, nel senso che nonostante che cerchino di impedircelo, possiamo ancora scrivere delle cose su internet, se uno riesce a mettersi in piedi un giornale pubblica quello che vuole, ma non siamo liberi di sapere. Nel senso che determinate informazioni le devi andare a cercare, le devi andare a cercare perché non sono a disposizione del grande pubblico. Stasera, per esempio, parleremo, appunto, si può ancora dire, pensate cosa è successo a Papa Francesco. Papa Francesco all'inizio della guerra dice: sono dei pazzi, non bisogna aumentare la spesa militare. La notizia non viene pubblicata praticamente da nessuno. Nemmeno dal TG1, che è un telegiornale notoriamente non solo vicino a ogni governo, ma anche vicino al Vaticano. Ecco, quella notizia bisognava andarsela a cercare. Ogni tanto abbiamo veramente l'impressione che non si possa più dire niente, cioè che il dibattito pubblico sia pieno di tabù, che ogni tanto sia necessario autocensurarsi perché tutta una serie di espressioni, di valutazioni, di idee semplicemente non hanno più diritto di essere espresse. Quando abbiamo delle uscite di un certo tipo, magari un po' anacronistiche, magari con un linguaggio un po' del secolo scorso, veniamo bersagliati di critiche. Credo che il problema sia soprattutto legato a questo fatto. Abbiamo un'opinione pubblica molto polarizzata, divisa, fatta di tante tribù e ciascuna di queste tribù desidera proteggere i suoi aderenti, i suoi membri. Proteggerli da cosa? Proteggerli dal dissenso, proteggerli dal conflitto, proteggerli da idee diverse. E quindi noi giochiamo tutti, destra, sinistra, sopra, sotto, centro, a delegittimare tutto quello che è diverso da noi, tutto quello che implica punti di vista differenti dai nostri, dimenticando che invece è proprio nel conflitto, nello scontro, nel confronto che si impara, che si sviluppa, insomma, una visione un po' più sfumata, un po' più complessa delle cose e del mondo. Beh, la mia esperienza, insomma, operando molto sui social, ovviamente è in questo senso abbastanza paradigmatica, perché comunque i social hanno creato dei paradigmi, degli algoritmi abbastanza stringenti, quindi rispetto a prima è diventato molto più difficile fare satira. Poi, insomma, al di là dei social, ovviamente l'introduzione del politicamente corretto, di queste forme estreme di politicamente corretto, hanno tolto, secondo me, molto all'ironia e cose che magari in passato erano proprio state alla base dell'umorismo, insomma, della satira, della filmografia, adesso sono state completamente abbattute. Beh, si vive che ovviamente ci si deve porre dei limiti, poi dei limiti io me li pongo in assoluto, ma ovviamente sono limiti morali miei personali. A volte bisogna porsi dei limiti ecco, sui social per non essere bannati nei contenuti e per non vedersi le pagine chiuse e in generale per non essere al centro di polemiche che non finiscono più. Però insomma poi alla fine. Tendenzialmente io al di là appunto della paura del ban sui social me ne sbatto altamente, insomma, del politicamente corretto. Sì, Luigi era un mio amico personale, l'ho conosciuto tanti anni fa, ho avuto modo di apprezzare di lui la sua libertà di giudizio, il suo cuore, la sua capacità di penetrare la realtà. E da quando è mancato abbiamo sentito assieme agli amici di tempi, abbiamo sentito il desiderio di ricostruire un momento di memoria che fosse l'occasione di una riflessione importante. L'occasione di una riflessione legata alla comunicazione, la comunicazione libera, vera, che sia senza lontana dal politically correct e che abbia la forza della verità. Siamo contentissimi, ringraziamo Caorle, in particolare Luca Antelmo, il sindaco che ci hanno invitati, per noi è una grande occasione, è un posto bellissimo.
e per noi è una grande occasione per chiamare le cose con il loro nome, cioè provare a trovare quel briciolo di verità che ognuno con la propria ragione, con la propria libertà può cercare. E davvero grazie a Carlo, perché questo è per, non ci sono tante occasioni nel mondo dell'informazione per poter discutere anche liberamente, anche con persone, diciamo così, culturalmente lontane da noi, ma noi le abbiamo invitate perché crediamo che attraverso un confronto di ragioni, si possa trovare quel briciolo di verità per cui le cose possono essere chiamate con il loro nome.